Eccoci qui, buonasera a tutti, bentrovati a tutti i nostri appassionati di rally che ogni settimana o quasi ci seguono per delle interviste. Questa sera è un'intervista un po' fuori dai generi con un personaggio che ha fatto tanti e tanti anni di gare. Primo, ecco qua, il ragazzo del cappellino, Buonasera a tutti, il serata nostro pizza frizzante. boy. Buonasera. Facciamo andare subito alla scheda così non perdiamo tempo con le nostre stupidaggini. Ed eccoci, buonasera Franco Leoni. Ciao Marco, eccoci di nuovo. Ciao Franco. Ciao, buonasera a tutti. Mi Allora, sembra di aver sbagliato sulle 30 vittorie assolute, mi sembrano di più. Poi Sì, io ho letto lo quello sapere. che Ah, mi riportano gli annali, non sì. ho altre fonti che non quelle. Non ci sono magari quelle su EVRC, non ci sono molte gare, magari le prime che hai fatto e che hai vinto, credo. Beh, comunque, non è importante. E Comunque. La cosa che mi premeva a far vedere era quante auto hai usato, un'infinità. Sembrava di essere al salone dell'automobile invece che a parlare di un solo pilota. Vabbè, Sì, ne mancano. certo, Ti io ho solo le foto che ricorderemo. sono riuscito a recuperare. Ad esempio, manca tutto il periodo delle Porsche. Però la cosa importante è che ho vinto con tutte quelle che ho usato, le ho portate all'assoluto. Quello mi fa piacere, Vabbè, ecco. mancherebbe Perché ci altro, sono piloti benissimo. che stanno lì, ci mettono un anno per imparare a usare la macchina. E poi non sempre quelle, Certo. come cambiano, sono un po' indaffarati. No, Vabbè, no, sì. no. Tanto È vero, che tra l'altro comunque. hai vinto in un periodo, cioè con le Porsche, in un periodo dove diciamo la Porsche forse non era così semplice da portare ai vertici con tutta la concorrenza che c'era, parlo prima di Stratos e 037 dopo. La Porsche è una macchina difficilissima, infatti io macchine difficili non ne ho mai trovate, a dire la verità, perché mi adeguavo alla macchina, questa era la macchina e questo c'è, io usavo quello, mi sono sempre divertito, poi dicevo che è difficile, no? L'importante era vincere, poi non è che capivo le differenze che mi dicevano gli altri, ecco. Poi ho usato la Porsche Turbo, che quella sì che era difficile, perché aveva 500 cavalli, 510 cavalli, con quattro marce, e raggiungevi 200 all'ora in tutta, cioè con la marcia finale, quindi vuol dire una potenza estrema, capisci, allora? E tirava solo dietro, solo la trazione posteriore, insomma. Però mi sono divertito tanto. C'è scritto un, non so se lo conosci, mitico Franco, Piero Protti. No, mai sentito. No, mi continua a far uscire di strada, non lo conosco. Non lo No. conosco. Ha fatto qualche botta con me. Ha fatto qualche. Cioè, ne ha fatto una bella sul cerro, però lo conosco. Sul Cerro, tra l'altro c'ero, vabbè, eravamo tutti lì perché eravamo un po' più giù, eravamo alla curva del Ciliegio e io sono arrivato a fare il filmato che eravate ancora messi di testa, hanno interrotto la prova perché eravate messi proprio di capotta sulla strada, mi ricordo. E gli avevo risposto io su Facebook a Piero. Di questa cosa qui che è stata per fortuna senza conseguenze.
Sì, ma lui mi sembra che sia uscito molto velocemente. Sì. È uscito più veloce che l'uscita che abbiamo fatto. Però anche lì c'era, lì è stato una... Io ho sempre detto che ho fatto qualche incidente. Alcuni dicono tanti, ma non è vero. No, 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 infatti. Pochissimi che era colpa mia. E lì non era colpa mia, nel modo più assoluto. L'unica cosa buona è che non ci siamo fatti niente, ma potevamo farci molto male. Ma quell'incidente lì, io quando me lo chiedono, perché dico, ma venivi giù fuori dal normale, non è vero. Venivi giù normale. No, ma assolutamente normale. Però l'aneddoto che ti voglio dire, quella era la terza prova speciale, ma io mi ero ritirato a Bettola, perché la macchina non andava e andava dove voleva. Al riordino a Bettola, ho detto, non, basta, la macchina non va, va dove vuole, perché io giravo il volante. Facevo la curva, dopo facevo 1-2 e giravo le ruote. C'è qualcosa che non va. E loro ho detto, no, però il signor... No, a me non frega proprio niente. E mi hanno leggiato la macchina, perché cioè, mia figlia... abbiamo il beep da parte. C'hai la censura di fianco, né? Chi vuole va a vedere, non mi interessa. Lui per tenere il... Babi, non vedo. Scusate, dalla regia passo gli occhiali così vede i commenti di Piero, allora. Protti. Piero Protti, vabbè, dai, abbiamo fatto anche qualche bel scherzavo, testone. Cioè, allora, tornando a chi mi ha affittato la macchina, facendo la terza prova, tu non è più obbligato a rendermi... sì, a farmi fare un'altra gara, capisci? E allora lui mi ha mandato ancora a fare questo, dicendomi, la macchina è a posto adesso. Io, Piero, dai, andiamo, abbiamo il cerro davanti, possiamo recuperare, perché sul cerro a me piaceva la gara, mi piaceva la speciale. E siamo partiti. Dopo 500 metri, un chilometro, mi sono subito accorto che la macchina era uguale a prima, cioè era pericolosa. Tu giri il volante e le ruote, avevi un secondo, giravano dopo. Non è facile, capisci? Essere concentrati a far tutto. E lì è successo che la macchina è andata dove ha voluto lei, ma non perché sono stato io. E a dimostrazione... Chi mi ha noleggiato la macchina sempre, che non si può fare il nome, come fuori dal corpo, e dicono i nomi. Lui, non è, la macchina l'ho distrutta, cioè non c'era più niente. Lui il giorno dopo non mi ha neanche telefonato per sentirmi come sono stato, come è andata, vabbè, ti sei fatto, è andata bene, non ti sei fatto male. E poi io avrei fatto così, ti è andata bene, non ci sei fatto male. E ti dico, poi la franchigia, erano 10 milioni di franchigie che c'erano su quelle macchine. Io avrei chiesto, beh, la franchigia come facciamo adesso? Io non ho mai più sentito nessuno. Dopo 2 anni ho rivisto questo signore qua, eravamo rally di Alessandria, mi sembra, sì, lì. E io entravo in parco assistenza, lui scendeva dal camper, come mi ha visto è tornato nel camper, è stato non è uscito. E lui sapeva che la macchina aveva un problema, hai capito? Quindi è andata così. Scusate Marco, faccio vedere a papà che lo salutano in tanti e ti chiedono anche di partecipazione all'Appennino Reggiano. E chi è questa? Giuseppe Domenico Scarfone. Beh, a lotte con la Gastas. Sì, la Gastas era un pilota da parrocchi, noi li chiamiamo. Bravo, a casa sua. Una volta mi ricordo che ho fatto un dosso, sempre lì a Appennino Reggiano, c'era scritto c'era scritto su un sasso da parte, ragazzi, stas, te frema con un sasso. Erano i suoi, ma no, era stato un... i suoi tifosi. Solo... Io li affrontavo a casa loro. Tra l'altro, Andrea Musolesi scrive: onorato di aver navigato il buon Franco, un carissimo saluto. Lo mettiamo lì. Il saluto, dove che c'è? Ho avuto tanti navigatori che ho dimenticato anche lui, se non lo vedo. Saluto anche Fabio, Federici. Sì, sì, va bene. Ho capito, poi tutti, io rispondo loro, rispondo tutti. La mia figlia mi continua. No, ma tu hai smesso di correre? Hai smesso ufficialmente? No, ufficialmente dico sempre no, faccio la licenza dal prossimo anno. Non ne ho tanta voglia, sinceramente, perché
uno dice invecchia e ha meno da fare, invece ho più cose da fare, più lavoro. È vero, è vero. In ingranaggio, poi tu che sei quasi coetaneo, capisci. No? È vero, quando vai in pensione ti dicono, ma adesso che cosa fai in pensione? Ma almeno potessi fare quello che voglio, magari anche niente. Niente. Invece tutti i giorni c'è qualche cosa, mi vai a fare questo, c'è da andare là, non è che hai due minuti per dover fare. Ce li avevo prima. Di meno quando lavoravo. Non ce li ho più adesso. Vabbè. No, Andrea Musolesi scrive Rab, che ti ha navigato a Rab 2012. Sì, venuti in mente. Ecco lì. E poi ci saluti da Nico Zavattoni, che ormai è acquisito. Ogni tanto lo vedo. Si può dire che è dei nostri, no, Nico? Sì, è dei nostri. È dei nostri. Però lui è ancora single, vedi? Lui è uno tosto, mi sembra. Lui l'ha giocata bene, lui sa... Lui continua a giocarlo. Quando sei andato... Quando abbiamo organizzato questa diretta, eri impegnato al Due Valli a una premiazione. Ti hanno dato il microfono in mano, tutti avevano paura, no? Quando ti danno il microfono in mano, ti temono. E non hai detto niente. Però è successo che al Due Valli hai buttato giù una scuola? Sì, come però c'è stato uno che dopo la premiazione, un certo Cavicchi, che sappiamo tutti chi è, era con Mirri e mi ha detto... Guarda, quello che va più forte in assoluto non l'hanno fatto parlare. Ha detto così davanti a tutti. E c'erano dei buoni, perché c'era anche Cunico, c'era della gente, tutti parlavano. Ma il giornalista mi ha chiesto, guarda, fammi una cortesia, non chiedere niente a me, perché io sinceramente ho un'amnesia, non mi ricordo neanche la gara, non mi ricordavo niente. Pensa a te invecchiare cosa succede. Però dopo ti è venuto in mente che avevi... No, me lo sapeva, se me lo chiedeva, volevo dire ai veneti lì, perché c'erano tutti, volevo dirgli che io nel 79, non 79, 79, sono andato a scuola qui a Verona, proprio nel senso, in tutti i sensi, a scuola, dentro anche. E poi nell'82 sono tornato, ho dato l'esame e sono stato promosso, perché ho vinto, ma non mi hanno permesso di dire... Che i veneti, sai che sono molto, si arrabbiano. Che l'unico andare in casa sua, sia a Verona, che dopo a Schio vicino, e a metterli tutti in riga, è stato un certo Leoni. No, glielo ricordo. Che andare in casa dei veneti e vincere non è bello, eh. Cioè, non c'è nessuno, a dire la verità. Che risulti a me, non ci sono. Vincono solo i veneti. Sì, no, di solito è dura. Poi c'è anche un saluto da, abbiamo visto, Rally Dreamer, Mirko Tognarini, Luciano Visentin, e c'è anche Piero Gobbi, grande amico Franco Leoni. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Ciao Franco, dove si toglie una marcia lui l'aggiunge, e poi quel che sarà, sarà quel che sarà, sempre grande. Eh sì, è grande, anche Piero è stato un amico vero. Ma vero, vero, devo dire che quando ogni tanto ci incontriamo e ridiamo di queste belle cose passate insieme. È proprio stata una persona speciale, Piero. Ricordo nelle finali nell'82, scusate, nell'82 c'erano le finali, c'erano, si faceva tutto là, si correva. E poi tutti i migliori, le migliori regioni, chi aveva vinto andava a fare le finali. E la prima era Imperia. E io sono andato a correre Imperia, e mentre sono partito il giorno prima per andare a provare, il giorno prima, andare a Imperia non era facile. E ho detto, passo a trovare Gobbi, passo a trovare Piero, che lui è a Valenza. Ma no, siamo in Italia, no, vado a salutare Piero. E vado da Piero e gli dico... Ciao, come stai? E lui era tutto preso perché aveva giù Cassinis, che poi ha vinto lui. Tutti erano giù a correre a provare. E mi diceva, Franco, ciao, vado giù, vado anch'io a fare le finali. Ma guarda, c'è giù Cassinis con la macchina di Francone, che gliel'ha prestato. Cioè, il muletto era una macchina uguale, un'altra stanza. Io avevo un Mercedes 300 diesel che teneva tutta la strada. E vado giù con la mia macchina, che fra l'altro la mia macchina, quella targata Lagos,
quando l'avevo comprato, lui mi aveva detto: guarda, questa macchina l'ho fatta io. L'aveva preparato lui, ha il cambio normale, i freni normali, il motore normale, però c'è una cosa che tu non hai mai avuto con le altre, ha l'assetto come le altre, cioè ha l'assetto come quelle che corrono attualmente, mi ha detto. E infatti era vero, io con quell'assetto lì ho cominciato a vincere, ho vinto tutto. Nell'82 dove andavo vincevo quella strada. Siamo andati alla finale, però lui mi dice: ma tu non puoi fare andare alle finali con la tua macchina. Non so, è come se non ci andassi. Come faccio? No, questa, comunque va. E mi fa: lui per convincermi a non andare con la mia macchina, mi fa: ti faccio provare una che usa Cassino, una delle mie, quelle giuste, quelle che aveva il cambio Colotti, aveva il motore, aveva tutto, i freni giusti, i Lockin. Andiamo a provare la macchina, guida lui e mi porta, io mi siedo da parte, lui guida con queste strade, andiamo in un pezzo di strada dove lui andava e correva sempre lui, no? Prova le macchine. Poi in fondo fa: bene, adesso salta giù, guida te. E io salto, faccio il giro, guido, mi tiro le cinture, partiamo, e abbiamo fatto quel pezzo lì, strada aperta, che, però dice non c'è mai nessuno. E siamo arrivati alla fine di ste prove. Lui mi ha detto: arriviamo in officina, e lo vedo così, va vicino lì, mi sembra Giulio che era il capo officina, un certo Giulio, e gli fa: ma noi ce la facciamo a mettere a posto questa macchina per domani per Leone? E questo gli ha detto: no, non so come facciamo, ma dai, dobbiamo lavorare tutta la notte. E lui gli ha detto: dai, facciamo fare tutta la notte, ce la facciamo. E mi ha dato la sua macchina e mi ha detto: guarda, questa macchina non è uguale alle altre, perché ha 18, era di Ormezzano e ha 18 gare sul globo, però te la preparo, almeno hai una macchina quasi competitiva con le altre. E mi ha portato la macchina, mi ha portato la macchina giù il giorno dopo. E io, infatti, come se, non ho neanche avuto il tempo di provare, mi ricordo che hanno spostato di un'ora Le verifiche, mi hanno aspettato la macchina per verificarmi. E poi abbiamo sempre lì per la gara. La gara era di notte. Io vado sul avevo il numero 47. Vado sul palco lì, cioè sul palco, la partenza, e c'è lì il giornalista, quello che presentava, fa: oh, ecco Leoni Borgo col numero 47, morto che parla. Ma porca di notte, a Imperia, degli strapioni mai visti, montagna, questo è un imbecille. Vabbè, siamo partiti. Io con queste macchine mai provata, ripeto, perché neanche seduto. Beh, avevo la mia, cioè mi ricordavo della mia. Partiamo, mi ricordo che c'era 30-40 metri, c'era una sinistra 2, figa, parto, 3-2 euro, parto, prima, seconda, oh, mi sono girato come una trotta. Che cazzo succede? Niente, riparto e vado. Mi ricordo che però dopo lì c'erano 4 o 5 dossi che tu facevi in pieno, no? In quarta, quinta, quello che avevi, tutto. Poi c'era l'ultimo dosso che tu saltavi, c'erano 30-40 metri e poi c'era un destro a uno. Mamma mia, io un po' l'emozione che mi ero girato, un po' l'incavolamento, un po' che ne so. Ho sbagliato, ero già sul quinto dosso, l'ho fatto pieno, quando sono atterrato, sono entrato nel bosco, mi ricordo che Piero mi ha detto: tu non ti preoccupare, quando sei lungo, attaccati ai freni, e frena che non è come la tua. Io ho messo il piede destro sul freno, il sinistro sul freno, sul piede destro anch'io, ho frenato, sono entrato nel bosco, aspettando la botta, niente, si sono fermati, retromarcia, sono ripartito. Arriviamo alla fine della prova speciale e io ero arrabbiato, guardate che figura, chissà cosa, quanto ho preso. Vado lì da Cucirelli, lì col Cicco: ma ciao Cicco, cosa hai fatto? Che tempo hai fatto? Ho vinto la prova, io e Rufola. E che tempo hai fatto? 4.51. Io, quanto? 4.51. Cazzo, io guardo il mio navigatore, Borgo, gli dico: andiamo, abbiamo fatto 4.52, mi avevano dato un secondo con due uscite di strada. Allora,
con Beppe, scusa, con Beppe ho detto andiamo. Infatti da lì è stato io ho fatto 6 prove speciali, le vincevo tutte, ma di 10 secondi in più, solo che c'erano i tempi imposti. Essendoci i tempi imposti, il mio sacrificio, capito, era vanificato, nel senso che se tu stai sotto i tempi imposti, io ti ho dato 10 secondi, ma se chi ha fatto che si è avvicinato, contano quel tempo, lo sai, no? Chiedo? Sì, sì. No, io dovevi stare dentro in quei tempi. No, ma se ti dico dopo le prove, ti dico, fanno 10 secondi, era il tempo imposto, era 10 minuti il tempo imposto. Se io facevo, tu facevi 10 e un secondo, e io facevo 9 e 30, per dire, tu avevi perso la prova per un secondo, io ti avevo dato solo un secondo. E così era, e avevano sbagliato a fare i tempi imposti, no? Chi li aveva messi. E quindi era una gara diventata difficile. Però Piero aveva visto giusto, mi aveva dato la macchina sua, e dopo un po' da sconosciuto che ero, ogni volta, non era come adesso che facevi 2 o 3 prove e poi c'era il parco assistenza, lì ogni fine prova c'era l'assistenza, e mi ricordo che c'era, tutti erano lì, tutti mi mettevano le gomme, tutti erano preoccupati per me, cioè tutti mi aiutavano, no? Lo stesso mi ricordo Bardi, che per darti le gomme dovevi mandare giù i soldi la settimana prima, pagarle e poi ti portavano sulle gomme. Quando ero lì primo, nelle finali, tutti mettevano le gomme, tutto, niente, nessuno parlava di soldi, andava tutto bene. E quella è stata una bella cosa. Poi ho fatto l'incidente, anche lì non è stato un incidente, non è stata una stupidata, però mi ricordo che le cose a volte ti salvano la vita, perché io sono fatto l'assistente in questo paese di notte, mi hanno messo le gomme nuove dietro che io non l'ho chiesto, niente. Sono partito, c'era un allungo di 400 metri, io ho scaricato tutte le marce, la partenza, faccio la scala, metto in prima per fare il tornante. La macchina è partita di culo così, l'ho tenuta, si è rimessa davanti, ho toccato, ma come una pacca sulla spalla, la montagna lì, ho fatto retromarcia, incazzata, sono ripartito. Ti dico, avrò fatto, ma penso, 200 metri, mi è caduto il cofano davanti, no, 500 metri ho fatto. Poi il cofano davanti è caduto, quindi essendo di notte non vedevo più niente. Mi sono fermato da parte della strada lì e piangevo dal nervoso, cercavo di mettere la porta. Intanto che ero lì, che madonnavo, piangevo incavolato come iene, faccio sento un rumore di una macchina, e ci guardiamo, io e il mio navigatore, una Mercedes veniva giù in senso contrario, era uscito da una casa lì, non sapeva neanche se c'era il rally, ma tu devi immaginare che le strade di Imperia sono larghe come una macchina, lì era un disastro, ci ammazzavamo tutti, non lo so, pensa, ho detto, guarda, nella sfortuna, non posso dire parolacce, sono stato fortunato, l'hai capito, perché se no era un disastro. Poi l'abbiamo fermato questo qua, e lui era appena uscito da lì da una casa, era un mediatore di vacche, ma sì, è andata bene così, capisci? Però è andata male da una parte, è andata bene dall'altra. E Piero lo devo sempre ringraziare perché mi ha dato una macchina mai vista. Cioè, mi ha fatto capire come sono le macchine, capisci? Com'era la diversità fra la mia e quella delle altre. Però, insomma... Mentre stati amici e basta. C'è Mario Scalmani che chiede: Franco, appunto, hai avuto tanti navigatori, cosa ne pensi dei navigatori? Una giornata un po' in generale. Allora, io sono molto sincero, sai che non lo penso lì. Inizialmente pensavo che, ho detto una volta una dichiarazione, che io, per me i navigatori potevano mettere un maialino con gli occhiali e il casco. L'ho sempre detto, perché sei un imbecille, no? Quando sei giovane pensi di essere solo tu. E poi strada facendo il navigatore ha un'importanza notevole, capisci? Tra l'altro hai quasi sempre corso con grandi navi, con grandi navigatori, che abbiamo visto che qualcuno anche online, adesso non faccio nome perché poi magari ne dimentichi sempre qualcuno, ma poi c'è stato un rally di Bobbio che hai corso con tua figlia. Cioè, correre con la figlia non è una grande responsabilità? Cioè, come... È stato qualcosa di diverso o tu hai corso, diciamo, come hai sempre fatto? Cioè, com'è nata questa cosa?
è nato perché mia figlia è la mia vita. E poi volevo fargli, cioè io, lei aveva fatto una gara con qualcuno, con la Cristina, con la, sì, sì, la bambina. Però io avevo paura, gli ho fatto fare una gara, facciamo una gara io a te. Però non è così semplice come dici, perché allora premetto che io, per come rischio io, come ho sempre rischiato io, cioè niente, io non ho sempre fatto quello che so fare, mai esagerato. Io ho sempre detto, potrei correre con mia figlia senza cinture da parte, perché so, io non sbaglio, capito? Non faccio cose che non posso, che non so fare. Però c'è sempre l'imponderabile, capisci? Sai quante uscite di stato ho fatto perché ho rotto il freno, si è rotto un braccetto o qualcosa. Quindi da lì ho fatto ste cavolo di gare. Ricordi, poi alla partenza sua madre mi fa, ricordati che hai su tutto quello che ho. il punto giusto dove dirtelo, allo start di una prova. E allora sono andato, però ho fatto quello che dovevo fare, e lei mi ricorda che alla fine della prima prova mi ha detto, ma papà siamo andati a Dacia. Abbiamo vinto le prove. C'era Tagliani, tutti gli altri, non mi ricordo chi anche, chi era. E abbiamo vinto la prova. Cioè, di due secondi, secondo me, due, però su 3 chilometri, 4 di prova. Quindi sì, era su, un ovvio... 100 metri. Però mi ricordo, se lei era abituata ad andare forte, con me si è trovato un po' fuori, era quello con la Cristina. Ascolta, faccio io una domanda. Di tutte le auto che hai avuto, che hai usato, che ne diciamo all'inizio del collegamento, qual è quella che ti è rimasta di più nel cuore come macchina? Non tanto magari perché è quella che, con cui hai vinto di più, okay, ma proprio una macchina che dici, questa è una macchina che mi ha dato tante soddisfazioni e è un peccato non averla più. È una domanda che mi fanno tutti, però io le ho godute tutte, nel senso della parola proprio. Ah beh, va bene, non è che uno deve essere per forza su, no, su, però voglio dirti, no. Tutte hanno il suo perché, non ho... cioè adesso sto guardando la 205, la GT4, era difficilissima da usare, però io dicevo che la portavo come nessuno. Una macchina che invece adesso vedo è la 306 Maxi, quella mi sono pentito di non averla mai usata prima, quando andava veramente forte, perché la prima volta che l'ho usata ho visto un potenziale esagerato, bellissimo. E poi mi è venuto in mente che ho fatto una lotta con Tagliani, sempre a piacere, Valli Piacentine, dove io avevo la 206, la GT4, e lui aveva la 306 Maxi. Però io, lui diceva, ma io sono a due ruote, lui pensava di essere inferiore, no? Dice, come dire, sono inferiore? Ma inferiore niente, cioè lui era superiore, ma di brutto. Spero che mi senta, ma lui lo sa bene. Era un altro pianeta di macchine, che invece io quando l'ho usata sono stato entusiasta, e non era come quella quando la usavo lui, capisci? Non c'entrava, sì, niente per quattro ruote, perché le quattro ruote sì, sono più utili, ma dipende da com'è sempre il fondo, Certo, certo. E poi quella lì era una macchina eccezionale, guarda, era una cosa che tu non puoi immaginare, la vera macchina da corso, vera, cioè, di altre, tu dici la Strato, sì, la Strato l'hanno fatta, ma adesso devi pensare che una Stratos adesso viene battuta da quelle macchine piccoline. Sì, da una, sì. Fanno dei tempi superiori. Guarda qua, Franco, guarda qua. Ah, ma io mi ricordo bene. Mi ricordo. Protti è già giù, infatti, hai ragione, vedi, sta lì. E tu sta lì, sei sceso anche tu. Ma io ero là che davo un calcio alla macchina, sicuramente. Qui non c'è l'audio, perché nell'audio qualcosa si sente, io l'ho scritto cosa. No, l'audio è sempre eliminato. E poi la cosa, diciamo, poi simpatica che avviene, come sempre accade quando sei a un rally, che c'è la processione, cioè vedi che ti seguguono. Ah, per sì, poi lì era il ciliegio, c'è il mondo. Sì, sopra il ciliegio.
Qui poi hanno spostato la macchina. Pensavo fosse conciata peggio, no, neanche tanto. E qui è la pianta che hai preso, che era molto sopra la sede stradale, perché poi qui la macchina l'ha portata guarda che lì siamo usciti in ciliegio. Lì la macchina, eravamo in quinta e mettevo la sesta. Sì, poi, lì sì, era un accenno sinistro in discesa, pieno proprio. Sì, ma si fa sempre pieno quella lì. Cioè, io lo fa sempre, pieno. Parte. E questa invece, che corre chi è? Quello lì è uno dei Bucci. E c'è Bucci in tre o quattro filmati c'è dentro. È il Bucci che parla quello lì, sì, sì, sì. Esatto. A lui c'è sempre stato, lui corre. Lui è così. Quanto, comunque, quanto fa piacere avere dei tifosi anche così veraci? Perché non sono molti che hanno queste tifoserie. Sì, me li invidiavano un po' tutti. A un certo punto me li invidiavano tutti. Prima non due ubriaconi. Dopo, strada facendo, tutti me li invidiavano, tutti volevano praticamente togliere la leadership, come si dice, a me. Volevano loro, hai capito? E invece cioè tu non hai smesso di correre perché non volevi mollare loro, diciamo. Piero dice che a ciliegio però avete goduto di un'ottima grigliata. Ah sì, forse lui dice, Piero ha detto che abbiamo goduto di un'ottima grigliata. Io non me lo ricordo. Male. Sì, perché solitamente poi non abbandonavate, ecco qui sempre un oltre poco il 206, sempre... C'è un fisico. Scusa Marco, vorrei che papà rispondesse a Marino Pizio, nel senso mi dispiacerebbe che ci fossero fraintendimenti. Papà negli anni ha capito l'importanza dei navigatori, voleva proprio smentire la polemica che c'è stata. No, ma io infatti l'ho anche detto, ha avuto navigatori che hanno avuto molta pazienza e sempre molto preparati, che l'hanno supportato. Sì, ma come io ho anche tanti navigatori blasonati, io per me non andavano bene, e invece alcuni non blasonati poi andavano molto bene. Quindi anche lì è una questione... Mi ricordo che l'ho preso su un navigatore, non faccio il nome, ma eravamo al Rally di Sorrento e in un giorno dovevamo preparare la gara, mi avevano pagato per andare, stranissimo, mi avevano pagato per andare là a correre e stare davanti, dovevo praticamente favorire Errani, che lui era in lotta per il campionato, lui mi ha dato macchina, tutto, anche il navigatore. Prendo su un navigatore a Bologna, che lui era di Veneto. Arriviamo lì, praticamente abbiamo un giorno per preparare tutta la gara. Partiamo, perché siamo andati giù in macchina, da Bologna lo prendo lui in treno, e siamo andati in macchina fino a Sorrento. Prendiamo le prove, prendo le note, e dopo fa, no, ma guarda che qua Piero mi dice così, correva con gli atti, con Piero Longhi. E lui era, e poi va avanti, corre. E gli do le mie note, no, ma guarda che Piero qui mette così, no, si ferma, andiamo ancora avanti, guarda che qui Piero è così, e guarda, dopo 10 volte forse, ascoltami, io mi chiamo Franco Leoni, me Piero Longhi, non so neanche chi cavolo è, sei su con me, tu devi scrivere quello che io ti dico, va bene? Boh, ma la devo fare, prima speciale erano primi, abbiamo vinto, la prova subito, oh, capito? No, capito, lui mi dice, quello fa così, non va bene, no? No, poi il pilota, le note sono personali, fa... Ma lui continua, mi interrompeva, poi è andata così come è andata. Quindi, per dirti, navigatori, io ne ho provati tanti, guarda, ma tanti, non so neanche più quanti. Però mi sono trovato... Invece per passare dall'auto... Quando uno dice, quando un pilota dice... che il navigatore, è colpa del navigatore quando esce, è sbagliato, capisci? Perché non è vero, perché tu quando hai provato sei anche tu lì. Non è che sbagli il navigatore, sono tutte bugie. Quando sbagli tu, uguale, come navigatore, stessa cosa. Non è che tu sei uscito di strada che il navigatore ti ha dato una nota sbagliata, difficile. Puoi capire, lo riprendi, dici, sì, può succedere. Però hai capito, c'è un po' di colpa anche del pilota. Io la vedo così, e poi non è che... C'è Alessandro Ronchetti, che
corre a Piacenza, che ti chiede, che ci ringrazia per averci portato, per essere in questa live. Ma è vero che avevi rifiutato il volante della Ritmo ufficiale o una storia di paese? Ma secondo me è una storia di paese. Secondo me, perché... Tu non lo sai, cioè non te l'ho mai chiesto. No. Sai, tante cose dicono, quando andavo io nelle assistenze, che dicevano, a Leoni un pilota ufficiale mancato, no? Perché sì, ero io con un po' la testa a ballone, ma cioè, non, tutti riescono a criticare, ma è mica facile correre, non avere soldi, dover lavorare, cioè, ma tuo papà, mio papà mi dava qualcosa se non correvo, se tu non corri ti do qualcosa, capisci? E quindi, poi sì, di cose le hanno dette, ne ho fatte, ah, qui sono andato molto forte. Poi ma è così che nascono i miti, eh? Poi ci abbiamo una domanda di un altro tuo tifoso, che è tipo Buzzi, Gabriele Rebecchi. Ciao Franco, secondo te come mai nella nostra provincia non ci sono più rally, in particolare il mitico Valli Piacentine che hai vinto 6 volte, che manca da 10 anni? Presto una pista, lo diciamo sempre. Sì, mi dispiace Gabriele Rebecchi, che è molto preparato, ma l'ho vinto 7 volte. Ma da quando lui conosce me, 7 volte lo massacriamo. Altre 7 all'ultimo speciale per il caso. Gabriele, aggiornare EVRC. Ma sai cosa c'è? Che lui, da quando è diventato amico di Loeb, mi snob un po'. Lo capisco, perché andiamo sul migliore. Quel 14 non sono mica io, chi è? No, sì. Non ci sei solo te, qui c'è un po' di tutto. Questo Molini a Stadera, dopo Stadera qua. No, quello sì. E comunque... Sono giusto 10 anni domani che non c'è più il Valle Piacentine, ma la cosa brutta è che non c'è più un rally su Piacenza. Cioè, secondo te come si spiega sta cosa? Cioè, c'è un motivo? Io il motivo non lo... Sinceramente il motivo non lo so. O perché chi lo organizzava voleva guadagnare, poi chi non guadagnava... Non lo so. Io non lo so, perché... È stata l'università dei rally, come hanno sempre detto tutti. Non si capisce come finiscono le cose. Poi magari torneranno. Tornano... Non lo so. Non mi sono mai organizzato. Non so le difficoltà. Certamente saranno i costi, le difficoltà di avere i permessi. Penso sia sì, quello. Purtroppo è un problema un po' comune con Pavia. Adesso quest'anno a Pavia, tra l'altro, tornerà una gara, e Silvia Gallotti ti aveva invitato al Valli Oltre Po, che è, diciamo, una specie di vecchio Rally Oltre Po, che è un'altra gara, secondo me, che assieme al Valli Piacentino è una di quelle che è un po' più forse nel cuore. Mi racconti il periodo dell'Alberto Alberti, quando c'eravate tu, Brega, Tagliani, cioè era un bel periodo, immagino, sfottò, no. Rivalità. Le rivalità c'erano solo quando eri in gara, invece quando eravamo lì alla scuderia era un bel ritrovo, era una bella serata. Rivalità c'era solo quando c'era la gara, ecco. Ma per me era una rivalità sportiva, per qualcuno non lo so, non lo voglio neanche sapere. Io no, non mi interessano gli altri, c'è gente che sono invidiosi, gelosi, io non faccio parte, il mio carattere non è così. Io sono contento se uno sta bene, se vince, ha vinto con merito e basta. Io però deve sempre battermi. Una volta è venuto, che saluto Gigi Galli, che mi hanno detto che anche lui c'è, è venuto all'Oltre Po, ma io non avevo voluto dire nessuno, ma stiamo parlando di Gigi Galli, che è un mostro, perché si è andato a fare il mondiale, e lui aveva queste macchine, cioè, ma lui deve fare le curve come le faccio io, se le farà più forti, vincerà, se no non vince, un po' vince. E poi lui se ne fregava, né di vincere, né di...
Ci abbiamo, guarda, ci abbiamo una news adesso che scrive Paolo Fortunati proprio alle 21.10, proprio ora, e dice: guarda un po', è da qualche ora che stiamo lavorando per riproporlo. Qui è un taglio di percorso, questo qui, o sbaglio? Dov'è il taglio di percorso? Ah, per riproporre il piacere. Quello della strada. Ci vorrebbe Paolo. Paolo è stato in grado di fare tante cose. E poi anche lì aveva le sue critiche, perché in Italia è così, no? Critiche. Sbaglia solo chi fa. Certo, chi non fa niente non sbaglia mai. Non sono capace di criticare. Sì, sì. Però quando fai le cose giuste, invece, è normale. Questo è l'Italia, lo sappiamo, in tutte le cose. Però Paolo, speriamo che tu riesci a riproporlo. Lo speriamo davvero. Anche se io non so se parteciperò, però vengo a vedere. Però la pripista, qualcosa mi farà fare. Qualcosa mi farà fare. Dai. Ma se ne ho voglia, posso anche correre. Però il mio problema è che faccio una speciale o due, che sarei competitivo sicuramente. È il dopo. Dopo le due speciali, la competitività per me, ecco, qui sono con mio figlio che dobbiamo vincere. Però tieni conto che comunque i rally del giorno d'oggi sono ben più corti di quelli che facevate voi, ma io neanche, lo so, gli anni passano, sai, ultimamente dopo ogni gara, dopo 2 o 3 giorni avevo la colica renale. ma sì, sai, non è facile portarsi da dietro, comunque no. ci stava lo stesso. Sì, si è parlato che è un po' tutte le macchine nel cuore, ma c'era anche una risposta, adesso sono talmente tante le domande, scusa, una domanda, che diceva se invece qualche macchina che non ti è piaciuta. La Mitsubishi, lì sono tranquillo, la Mitsubishi Gruppo N era una macchina... Quando te l'ho fatta pensavo alla Mitsubishi, guarda. È come andare a fare il muratore e si è sottopagato, guarda, sta casa, ma veramente è una faticaccia, non vai avanti, però anche lì mi sono tolto qualche soddisfazione, però è proprio la macchinaccia stata, mi dispiace chi ce l'ha, adesso non ci sono più, ma è stata una macchina mai piaciuta. È l'unico. Tu sei un tipo da macchine gruppo. No, non è vero, perché io quando ho cominciato io avevo la Sierra gruppo E, dell'Autorelli di Zancanaro. Ti dico che ho fatto delle cose mai viste. E mi ricordo che i veneti, lui era di Mestre, venivano apposta a vedere me e diceva che queste macchine qua, come la posso, solo io e alcuni che le usavamo, sia la Gruppo N, quella Sierra, e la Porsche Turbo, solo due in Italia riescono a usarla, ero io e alcuni, dicevano io. Per me sapevo usarla solo io, poi. Alcuni che avrà pensato così, il contrario. Non ha pensato. Paolo Fortunati scrive: confermo pienamente, proprio oggi ero a Piacenza per programmarlo io e Mauro Aiolfi. Ah, Maurizio. Maurizio Iolfi. Mario Scalmani chiede ancora: Franco, ci sono 3 giovanotti piacentini, Mazzocchi, Cogni nell'europeo e Carella nell'italiano, che vanno forti. Pensi li possiamo definire tuoi successori? Io aggiungo anche Tiramani giovane, il figlio che è appena iniziato, magari. Ma io non sono capace di mentire. Per me è l'unico che va forte e ha perso il treno è Carella. Poi gli altri sono tutti costruiti, ma gli manca qualcosa. Carella, ti dico, per me è uno molto forte. Però ha perso il treno anche lui. Quando c'era la macchina impegnativa, mi ricordo che c'era Ron qui, e li ha presi da Fontana. Sì, ma lui con l'età che aveva Carella, quindi doveva mangiarlo, capito? Però ha perso il treno lì, poi è sempre, però è molto bravo dalle macchine. Gli altri staremo a vedere, per adesso è gente che sono costruiti. Cioè, io ho cominciato a correre all'età loro, all'età di... perché io ho cominciato a correre a 25 anni, quindi penso a te. Loro sono già fatto 4-5 campionati, tutti insieme, però... Se sei bravo, sei primo,
Poi gli altri, hai capito, cioè, è tutto un controllo. Certo, ci devono essere anche gli altri, però i bravi vanno avanti. Sono bravi, sono migliorati. Sono andati a scuola e hanno imparato. Però non gli manca, almeno adesso, gli manca il quello che o ce l'hai o non ce l'hai. Non so neanche come si dice. Il talento, cioè chi ha qualcuno di noi c'è un dono. In pratica, tu dici che se uno è bravo lo vedi subito nella prima gara, anche se corre con una 500, un 106 N2, cioè vince la classe, si mette lì tra... Sì, lo vedi subito. Io la penso così, subito lo vedi. Ma se non subito, se la seconda gara, vedi subito quelli che sono forti, che hanno qualcosa. Poi ci sono i deficienti come me, che se ne fregano, hanno quel talento lì, non lo sfruttano. Ma se io avessi fatto quello che stanno facendo loro, quello che gli permettono di fare, ma io avrei, secondo me, avrei vissuto per anni con quel lavoro lì, prendendo soldi. Però poi è sempre il mondo dei sé, capito? Io quello che vedo è così, sono bravi, ma gli manca qualcosa in più, gli manca. Adesso poi prenderò nomi da tutti, ma io devo dire come... Sennò devo andarmi a confessare, dico le bugie. Riccardo Bellotti, Franco, torni tra noi, ti vorremmo nuovamente. Bellotti è forte anche lui. Chi è? Devo mettere gli occhiali. Ah, sì. La BMW M3. La BMW M3 è una macchina che ho dimenticato di quando mi hai detto che macchina... Che macchina, l'ho dimenticata, che l'ho usato una volta sole, a Faenza mi sembra, e me l'hanno portata a mezzanotte, al mattino partiva la gara alle 8, è arrivata a mezzanotte, la macchina l'ha scaricata, il camion, era di Penarion, macchina che usava Lucchi, era la macchina massima, e sono... sono uscito dall'albergo e gli ho chiesto lì, però, dimmi dove c'è l'elettromarcia, basta. Come? No, prova. No, l'elettromarcia, perché se sbaglio, l'elettromarcia. E quindi niente, così ha fatto. E un'altra cosa che non ho mai visto, mi ha portato la macchina, bisognava dare, allora si pagava 14 milioni. E io, lui me l'ha portato all'ultimo momento, ma non, doveva portarmelo un altro, me l'ha portato a lui e volevo dargli i soldi. No, domani. La prima volta nella mia vita che ho fatto la macchina e senza niente, senza una garanzia, niente. E beh, lì comunque abbiamo fatto 8 speciali, se tu vai a vedere Faenza, 8 scherzi, vinte tutte, ma stravinte, capito? Non vinte così leggermente. Cioè, avevamo corso 6 mesi prima, sempre la stessa gara, e c'era Ancona con questa macchina che ho usato io. E io avevo la Sciarra Gruppo A di dell'Autorelli. E aveva vinto lui, perché io non so cosa era successo, ma io ero arrivato secondo, mi sembra, non me lo ricordo bene. Dopo 6 mesi c'è stata questa gara. Io ho fatto con la sua macchina che mi ha portato, avevamo passato i tempi, ma tipo 45 secondi. Ma io una cosa che non ho mai visto, una macchina mai vista al mondo, per me, allora. L'ho usata una volta sola, senza mai averla provata, ti dico, eccezionale, entusiasmante. Adesso ti racconto un aneddoto perché vedo la domanda di mio compaesano che è diventato piacentino, Marco, che chiede: ma è l'originale Franco Leoni? Perché ha conosciuto una persona che gli ha detto che era Franco Leoni e mi ha mandato anche la foto e mi fa: ho conosciuto Franco Leoni, mi manda la foto e io gli ho detto: guarda che questo qui non è Franco Leoni. C'è in giro dei soldi, c'è in giro della gente che si spaccia per Franco Leoni. No, sì. C'è un altro pilota. Ah sì, c'è un altro pilota. Che... No. Sì. Ah sì, sì, c'è forse. C'è, sì. Non sei tu. No, no, ma questo qui diceva che corra con la Stratos, che vinceva. No. No, ma non so se c'è in giro un altro. Non lo so. Cioè degli edi, quando si è famosi si... Vabbè, famosi insomma. Sono i rischi della celebrità, no, queste qua. Ce l'abbiamo noi l'originale, cioè, diglielo, ce l'abbiamo noi l'originale. Fagli una foto.
Giuliano Maioli, ti fai ancora vedere a Reggio? Reggio Emilia, vabbè. Maioli, mi dovrei far vedere lì, lui abita Castelnuovo Monti, lui è. Ma non mi faccio vedere. Non ho più tempo, non ho più olie. Non ho più il tempo. Poi Castelnuovo Monti ci andava solo per questo, per questi eventi, insomma. È un po' fuori. E chiedono anche Gabriel Bisi, com'era l'avversario il modenese Marasti? Sì, Marasti era tosto, ma era molto bravo. Solo che anche lui era bravo a casa sua, come tutti i piloti da parrocchia, il 90% piloti da parrocchia, corrono tutti a forza a casa sua. Marasti era molto bravo, però. Io l'avevo incontrato a casa sua una volta, però lui aveva una macchina decisamente superiore, che aveva la Sierra, io avevo le prime BMW M3, ma le gruppo N, non andava neanche a spingerla. Poi lui l'aveva preparato. Bravo, un amico anche, che lo vedo volentieri, spero di vederlo volentieri o sentirlo ancora. Era bravo Marasti. Sempre per lo suo. Mi racconti la storia di Carini, quella che ha detto, se Leone mi sta davanti, smetto di correre. Cosa è successo? Racconta un po' il pre e il dopo. È successo, siamo ancora amici, anzi siamo diventati più amici, ma lì c'era una rivalità fortissima che veniva tutto il bar Auro, partiva tutto da lì, dal centro di realistico piacentino, lì si è partiva tutto, no, dal baracchino forse. C'era il baracchino, poi c'era il baracchino. Sì, ma Carini era un professionista. Se io avessi avuto il 10% della sua professionalità, ripeto, avrei fatto carriera, perché lui era una cosa bestiale. Però, come dico io, gli mancava il talento. Quando ha incontrato uno come me, così alla buona, lui ha capito cos'era il talento. Ma lui aveva la Stratos University Moto, che gli era sponsorizzato dalla Season, gli dava quella di Piacenza, che non c'è più. Quindi era un pianeta di macchine diverse. Io avevo la mia macchina di Gobbi, senza cambio, cioè col cambio normale, freni normali, tutto normale. Però c'era molta rivalità. E allora andiamo a Bologna e lui, un mese prima, continua a dire: se Leone mi sta davanti, ma lui era consapevole di avere una macchina superiore. Poi Carini, ricordiamoci che ha fatto lui nel 79, quando c'era il trofeo, a 112. Però mi fate bene, mi viene in mente un sacco di cose che pensavo di essermi dimenticato. Lui era uno che ha vinto 4 volte, stando davanti a tutti. C'era i Tabaton, c'era i Bettega, era un trofeo. Ha vinto a 4 regioni, ha fatto l'assoluto da trofeista davanti ai nomi che hai detto. Ulisse andava proprio forte, cioè lì era uno che andava, poi era diventato, cioè ha fatto una specie di, quasi si avvicinava a essere ufficiale anche con la ritmo, cioè era uno tosto, perché era molto, si preparava molto, era molto che ci credeva molto nelle sue capacità e poi nelle preparazioni delle gare. Insomma, niente, arrivavamo a Stebolai, mi aveva detto così. E arriviamo a Bologna, non ti dico la gente che c'era, perché c'era lo speciale, c'erano 10.000 persone nello speciale, ma è una cosa mai vista. E lì c'era la prima prova, era la San Luca. La San Luca praticamente non era una prova speciale, perché è come se tu fai a Castelarquato, parti da giù e vai su fino alla cima, no? Erano 2 chilometri, tutti 2 chilometri, tutta salita, ma è una cosa che partivi così per lo spettacolo. E io mi ricordo che lì lui su 1,5 chilometri o 2 mi aveva dato, lui aveva vinto la prova, aveva dato 1,5 secondi, e ha dato 1,2 secondi, e io ho fatto la prova, quello che potevo fare tutta salita così. E poi si andava alla gara e partiva, prende il volo. Non mi ricordo più dove partire il Bologna. Vabbè, comunque si andava a ste paese. Ma no.
Dice super, cioè la Bologna San Luca, quella che partiva il rally petroniano, era, dice Andrea Musolesi, no, che è ancora il record, carino. No, no. Porca miseria, vabbè, non mi ricordo più. Dove, sì, ma dove c'è il Leo? Perché partiva la... Pian del Voglio. Pian del Voglio, sì, ma l'altro paese come si chiama? Castiglione dei Pepoli? No. Castiglione dei Pepoli, bravo, vedi. Andiamo a Castiglione dei Pepoli, si raggruppavano tutte le macchine e poi c'era il tempo, si mangiava, abbiamo mangiato, si mangiava perché c'era il tempo, si partiva, dopo 2 o 3 ore si partiva. E lì c'era la mia compagnia, che erano 15 persone che ti favano per me, Piacentini. Poi c'era la sua, tutta la sua aggregazione, anche lui era 15, e io mangiavo, ero ben tranquillo, ma io ero molto, io ero, hai capito, incosciente, ma cosciente di come sono io. E io ho visto, dopo un po' che mangiavo, ognuno dava le battute, gli fa, e poi vedo che Ulisse fa, sai, andiamo, che è ora, no? No, anche Rancati, il suo navigatore, sa, andiamo che ora. Io ho detto, questi qua stanno pensando, se su 1,5 km mi hanno dato 2 secondi, adesso c'era c'era la prova lì che partiva da lì, che era proprio di Mirri, dove abitava, mi si chiama la prova, tra serre, mi sembra. E ha detto, qui ci sono 15 chilometri, cioè, capito, mi danno 30 secondi. Il suo pensiero era quello, io non sbagliavo. Andiamo a fare questa prova qui, che era la prova di Castiglione dei Pepoli, c'era Miri, che lui era ufficiale FICO al 131. Facciamo questa prova speciale, che praticamente è la prima, la vera, no? Perché la San Luca era un aperitivo così per fare una stupida. E facciamo la prova speciale, era di notte, mezzanotte sono stato anche lì. E arriviamo fuori dalla prova speciale, e c'era Rancati che ripartiva, era il numero 1-2, era fuori che aspettava me, e viene vicino, mette la testa giù, che lui è alto, e fa, che tempo avete fatto? E io dico, guardo, chiedo Navi, che tempo abbiamo fatto? Lui mi ha fatto, abbiamo fatto 9:12. Come? E lui fa, che tempo viene dentro con la terra? 9:12 che... Cioè, lei, ma lui si alza, ma avete fatto un tempo da incubo? Avete fatto un tempo da incubo? È sparito, non mi ha mai più chiesto niente. Vai, carini, era lì, come ci devi prendere. E abbiamo combattuto fino alla fine così, ma anche qui c'erano i tempi imposti. Cioè, per dire, quella prova lì, io ho fatto 9:12, il tempo imposto, tu puoi andare a vedere, io ho una buona memoria, era 9:40. Il signore di Miri Rancati aveva fatto 9:42, quindi sono 2 secondi. Invece io gli avevo dato 40 secondi, 30 secondi. Però col tempo imposto risultava così. Però lui non mi ha più chiesto niente, è sparito. Abbiamo fatto tutta la prova così fino alla fine. Io avrei avuto più di un minuto di vantaggio, se non di più, un minuto e mezzo. Però con i tempi imposti siamo arrivati alla penultima prova e con Ulisse erano pari, capito? Abbiamo fatto la Tavianella, facciamo queste prove speciali a Tavianella e ci siamo giocati tutto lì, ci siamo giocati. E io lì gli ho dato esattamente 10 secondi. Ma il bello che mi dice il suo navigatore, il povero, che adesso è morto 6 mesi fa, come si chiamava? Parenti? Parenti, bravo. E Parentino era fortissimo. E loro erano in fronte che mi aspettavano, che lui partiva davanti a me, Ulisse. E poi arrivo e è partito. E Parenti mi ha detto, che lui gli ha detto, quanto gli abbiamo dato? Lui gli ha detto, 10. Abbiamo preso. Ha detto, boh, spento, non ha più parlato. Siamo arrivati all'ultimo speciale, ma eravamo stanchi, perché si parlava di 2 ore e passo di prove speciali, non adesso che fai 30 minuti, 40 minuti. E vado vicino a Ulisse e gli dico, oh, basta, cioè, ma io parlavo per lei, non ce la faccio più, quindi cioè, facciamo tranquillo. Lui mi ha detto, tu fai la tua speciale, io faccio la mia, non ti preoccupare, capito? Duro fino in fondo. Abbiamo fatto la speciale, abbiamo fatto, ma io sono cosciente dei 10 secondi, non ho dato, non ho rischiato niente, abbiamo fatto lo stesso tempo pari, però io ho vinto la gara, no? Lui da quel momento è diventato il mio primo tifoso.
lui ha detto, io ormai lui aveva fatto la, aveva fatto il programma per fare le gare, ha fatto Imperia con me quando io ero, mi ero girato due volte, e lui aveva fatto 4,57, era un altro, e io me l'ho già girato, ti ricordi quando ti ho raccontato prima, e poi lui da lì ha fatto quella gara, poi lui è diventato il mio, e ha detto io mangio la licenza, non l'ha mangiata però perché è un po' di gioia, però l'ha mangiata, l'ha mangiata, ha mantenuto fede comunque. Tra l'altro Benedetta Pericotti dice: io non mi ricordo cosa ho fatto ieri, ma Franco è un mito e si ricorda tutti i tempi di tutte le prove. Beh, di lei mi ricordo sicuramente, è indimenticabile, perché è molto brava, bravissima, oltre che una bella ragazza, molto brava, veramente preparata. Poi io ho sempre scelto i navigatori dopo donne, perché prima di tutto hanno, tutti cercano la macchina leggera, no? Cioè fanno modifiche, poi mettono presso i navigatori 100 kg, 90 kg, vabbè, però sei scemo, no? Quindi su una donna 50 kg, 55, 60, sei già a posto. A parte che poi devi stare in giro, è più piacevole, ti diverti di più, no? Ah sì, fai più bella figura. No, io avevo, un mio amico che aveva la mania della bicicletta alleggerita, mountain bike, tutta con i cosini in Nergal fini e qui lì e là. Poi si portava dietro tre borracce perché era uno che sudava tanto e doveva bere tanto. Quindi c'aveva tutte le ruote alleggerite e c'aveva dietro un chilo e mezzo di acqua. Vabbè, un chilo e mezzo, dai. Lo so, vabbè, però stava lì a mettere il grammo sulla vitina e poi ti porti dietro una pinta. Come mangi con un maiale per prendere il caffè col dietro. Qui non è vero che non ti ricordi le cose. Pian piano vedi, no, che vengono. Io lo giuro che guarda, mi stanno avendo... Chi c'è? Vedi? Fa io bene sta cosa qua. Adesso poi inizia perché vedo che mi sto ricordando cose che io mi sono dimenticato completamente. Per cui Piero Proti dice, poi dice che ha l'arteriosclerosi e invece no. No, non ho l'arteriosclerosi, però però ho il male dei vecchietti. Ho il male, mi fa male le ossa, lì. E poi se faccio l'altro giorno ho visto Tagliani, parlavo che quello. Cioè, se fai, quando vai in macchina, dopo un po' la vista, a volte, capisci, saltando nei rally, ti fa un po' gli scherzi. Cioè, non calcoli, vedi la strada leggermente come da ubriaco, senza aver bevuto. E quindi, insomma, le cose sono così, dai. Gli anni passano, i riflessi non sono più quelli di una volta, anche se sarai curioso di vedere una prova o due, ma prima o poi lo faccio. Ma Paolo, non sei curioso? Qualcuno ha chiesto anche se hai provato le nuove WRC, quello lì, vabbè, diciamo di no, sei restato fino, hai fatto Corolla 206, l'ultima è stata l'R5, la Ford Fiesta R5, diciamo l'ultima macchina moderna, ti sei fatto un po' un'idea, cioè sono davvero così facili da guidare rispetto a... perché tu poi hai fatto 50 anni, cioè è difficile anche confrontarla con una Stratos, confrontarla con una Punto, con una Megane, con 306, con BMW, col Delta, hai fatto tutto, per cui come le vedi queste R5? Ma le R5, per quello che ho usato io, sono fantastiche, cioè nella macchina che è come essere davanti a casa tua, col cammino acceso, la televisione, il telecomando, guardi così. Hai capito? Però come tutte le cose, fino all'80%, se tu vuoi andare oltre, poi le macchine diventano tutte impegnative, però sono bellissime da usare. Mi dicono, perché non fai i rally storici, no? Sono già storico io. Ma tu, io, l'idea di fare un Cerro con una Porsche a una Stratos senza servo sterzo, ma io divento matto, capisci? Perché ho provato queste, ho provato quelle macchine lì che sono un altro pianeta. Però quando correvo con quelle, per me erano leggere, era tutto. Adesso si è appesantito tutto. Sono gli anni. Flavio Bagnoli, buona serata. Io mi ricordo un Leone sulle prove dell'Oltrepò, ero piccolo, ma di lui mi ricordo ancora. Cioè, c'hai tanti tifosi dalla mia età, andare a quelli più giovani, che vanno un rally, vedono il passaggio di Franco Leoni, poi vanno un altro rally, c'è ancora Leoni, dopo Desan c'è ancora Leoni, dopo Mentan c'è ancora Leoni.
e c'hai dal Gabriele Rebecchi che è 27enne ai Buzzi sulle prove speciali. Questo quando vai in giro anche per Piacenza, cioè ti riconoscono come rallista? Guarda, proprio oggi uno mi è venuto vicino a prendere il caffè, mi ha detto scusami, no, mi ha del lei, poi mi ha del... si è fatto un selfie con me, ma cioè, meglio che te, cioè, no, tu perché sei il mio mito da qua, mi ha conosciuto, vabbè, io sono contento. Proprio oggi per dire, però sì, c'è chi si ricorda, ma sai. Preferivi fosse stata Belen, no, a fare questa scenetta qua? No, ma ormai non è che mi interessa più tanto. Sono tranquillo anche lì. Andiamo a vedere un po'. Dennis Succi, ciao, quale auto ti sarebbe piaciuto provare ma non hai mai avuto occasione? Anche perché ne hai provate talmente tante. Sì, ne ho provate tantissime. L'unica che non ho provato, sempre in ambito realistico, non ho avuto l'occasione, l'S4, che poi era una macchina che tutti si ammazzavano, forse è stato un bene, non ho provato. Sai che c'è stata l'S4 del gruppo B, erano di una volta. Sì, poi le hanno tolte, si ammazzavano tutti, si è ammazzato Betti, Toivone, tutti. Quello non l'ho mai provato, non ho avuto l'occasione. Però credi che come soddisfazione, poi ho sbagliato a non dire anche la Porsche Turbo, perché era una macchina inguidabile, difficilissima da domare, ma io alcune gare ho avuto delle soddisfazioni che... c'era gente che veniva a vedere le mie partenze. Mi ricordo che c'era una gara, e non so più dove, c'erano 23 tornate, ma qui Leoni è sfavorito, non è favorito. Dai, io ho detto, ma che dici? Secondo me sono favorito. Cioè, io facevo da un tornante all'altro in prima, pum, 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 sembrava una, hai capito, una fionda, e ho vinto, stravinto la prova. E non è favorito, ma c'è il turbo. Prima no, prima sono favorito, ma c'è il turbo, adesso è favorito. Capito? Sempre così, no? Giovanni Capella, hai ricordi del Taro, in particolare nel 91 quando hai vinto? Nel 91 dove? Il Taro. Ti mancava questa vittoria qui. Adesso ci penso, Giovanni. Non ricordo bello perché era un periodo che ero... ne avevo fatto una settimana di dieta. Era una dieta tutta particolare, una dieta particolare che io perdevo 9-10 kg in 2 settimane. So che la vai anche tu adesso, mi stai guardando, hai capito, vuoi quella dieta. Poi mi fai un disegno. Perdevo 10 kg in 14 giorni, è vero. E lì ero sotto, erano gli ultimi giorni, erano 2-3 giorni prima, eravamo lì a... Borgotaro. E quindi sotto ste maniache, ste dieta, ero sotto ste dieta qua, l'ho continuata a vedere. Solo che sono andato poi in gara e ero leggermente debole. Non mi ricordo più se avevo mangiato o no, ma avevo mangiato la roba da dieta, ma ero debole. Vabbè. Nella notte, e lì tribulavo un po'. Poi mi ricordo che lì c'era il mio avversario, era Immobili con lui l'aveva l'M3. E io facevo sempre lo scemo, ma bonariamente, che erano amici con sua moglie, perché era bella donna. E poi ci siamo trovati giù lì a San Pellegrino, prima della prova speciale, e son qui non ce la faccio, son debole. E lei mi ricorda che mi ha dato del cioccolato. Mi voleva bene, ma ha detto, mangia questo cioccolato, mangia il cioccolato. Mamma mia, mi ha fatto la prova speciale, che sono morito lì in fondo, con ste M3 davanti e indietro, mi aspettavo, no? E lui aveva fatto il tempo migliore che aveva fatto l'anno prima, Cucciarello, la stessa macchina, era 6-2. Lui è arrivato con 6-1, poi, capito, ha fatto il tempo di Cucciarello. E io mi ricordo che sono arrivato io, avevo fatto 6, avevo 5,45, ho preso 16 secondi, era impazzito. E lui ha detto, tu moglie mi ha dato, mi ha rigenerato.
Mi sa che dopo abbia divorziato per 7-8 anni, mi sa. Però era... poi mi sono ripreso, Stravinto, bella, bella che Michele Tagliani. C'è Michele Tagliani. Ciao Franco, sei stato il numero uno dei rally, ma sei ancora ora un grande showman. Chi è? Oh, tutti gli occhiali su, occhiali su. Lo dico io, Michele Tagliani. Ah, sì, figlio. Quello sì. Non mi ricordo se avevo preso il muletto. Però l'ultima prova... Scusate, stava leggendo Raffaele Lauti. Stava leggendo quella sopra. Non mi ricordo neanche la gara. Ma mi ricordo la gara, mi ricordo adesso che me l'ha ricordato. Sì, ma poi... Saluto Michele. Michele, ti saluto. Mia figlia mette, saluto Michele. No, ricordagli, che molto... ricordagli che l'abbiamo battuto Bobbio. Io te l'ho ricordato. Anche Michele è il numero uno. Ciao Michele Tagliani che... grande signore, talento vero, cioè lui ha iniziato a correre dopo di te, cioè dopo di te come età, è stato... Sì, lui è bravo, è stato bravo, per lui è un difetto, deve provare molto, e poi prova molto forte, tanto mi sente qua, cioè lui ha contribuito a far chiudere i rally, provava di notte, andava come nei speciali, e poi il giorno dopo si lamentavano un po' tutti, però era matto. Beh, ma qua Pavia è sempre stato che ci... Ah, molto bravo. Sempre successo. Io non sì, peccato che Valle Luto Piacente è sempre presa, mentre io l'ho suonato anche di là. Vabbè, è la vita. E questi erano i discorsi, immagino, che si faceva la sera alla scuderia Alberto Alberti? No, ma li facciamo anche dopo la gara, sempre. Ma si trovavamo, ma prima era molto bello, neanche andare a provare era una... Un piacere, adesso vai a provare, non si fanno neanche più mangiare e bere perché no, devono andare a provare, non hanno tempo. Mentre io andavo a provare per stare in compagnia, per divertirci, per dire quattro stupidate, che pensi? Filippo Celasco dice: se ti ricordi la scena dell'arrivo vincente ad un rally di Pavia in piazza Duomo a Voghera, con relativa litigata finale sul palco con qualcuno del pubblico che diceva che aveva vinto perché avevi la macchina superiore, cioè è una cosa che ti ricordi? Sì, mi ricordo benissimo. Con Musti, il papà di Musti. Ah. Che Musti era arrivato secondo, mi sembra. Ah, e poi siamo ritornati amici, ma a momenti ci picchiamo. Perché lui... Questa non la sapevo, guarda. Zanchi chiede quello che hai detto all'inizio della scuola al Due Valli. Ah sì, zio Peter, Alberto Zanchi, e quella volta della scuola di Montecchio al Due Valli ne parliamo, perché poi lì sono stati a casa da scuola, a quanto pare, perché... Cioè, sì, infatti lì è un po' famosissimo lì, sono molto famosi, perché per 15 giorni sono proprio entrato a scuola, ma anche lì non è stata colpa mia, però ci sono entrato io, capito? Che lì c'erano le Porsche, avevo le gomme, i cerchi di canonica gomme di Asti, e io non so se perché o per come, praticamente mi ricordo che arrivo in staccata nel paese e sto impostando la curva e vedo una ruota che mi sorpassa, dico, no? Era la ruota della mia macchina, che se i buloni sono rimasti dentro, sono rimasti attaccati i bulloni, ma si è staccato il cerchio, no? E da lì sono entrato a scuola, ma di brutto. Però poi mi sono divertito molto, sono diventato famoso, che tutti mi salutano. Cioè, ha messo viva Leoni, c'è ancora sulla scuola, no? Grazie, ci ha messo. E poi lì avevo avuto non posso raccontarlo. Non va bene, sì, in diretta. Sì, sì. È stata una notte lunga e ci siamo divertiti tanto. Se non sbaglio qualcuno si è perso il passaggio di qualcun altro. Io non l'ho detto. No. Ma se lo aspettavo, era il numero 113, ma ricordo che era 113, un X1 bianca, tanto ormai passa 40 anni, che se mi sente. 132 sono due ore, capito? 113 sono 62 ore, e aspetta. A un certo punto, quando è aspettato, quando è passato, Marco Mini si gira e fa: oh, guarda che c'è, è pasta del tuo. E si ritira, e l'ho salutato, non ti dico come, aveva le mani così. Vai 113. Beh, ci siamo stati, almeno abbiamo avuto un po' di
di sollievo. Passatempo, insomma. Ah no, dice Piero Protti, dice che era l'Oltrepò e non l'Appennino Pavese, non il Pavia, la gara di prima. Guarda. Giuditta Rapaccioli, mi salutate per favore il mio amico Franco. Fatto. Ciao Giudi, ci vediamo domani, se esco vivo da questa cosa. Non si sa mai. Domani devo passare per Piacenza, magari mi fa l'agguato qualcuno. Cioè. No, perché? Ce ne sono un po' di agguati. Sono anche buono, non dico niente. Sono tranquillo, mia figlia mi dà dei calci appena vuol dire qualcosa. Leggi Visentini. Luciano Visentini, al Piancavallo 2006 io corsi con la Corolla WRC del Leone e lui corse con la 206 WRC, andava molto forte fino a quando, se non erro, perso una lente a contatto. Sì, ho perso una lente a contatto e ho perso la gara, perché era la prima volta che mettevo la lente a contatto e mentre aspettavo di fare la prova speciale, mi ricordo che ero ancora ricaduto sulla panchina, mi sono stropicciato così, non cedo più, e allora correvo con la... con la 206 e vado in bagno, cerco un bagno nel bar e non riuscivo a mettermi le lenti, niente. Ho fatto la speciale così con la Sony e abbiamo ho perso la gara che l'ha vinta, mi sembra re forse, e l'ho persa per 8 secondi per quella prova lì, perché non vedevo niente proprio. Non vedevo niente, mica tanto, perché poi ho fatto un dosso, l'ultimo dei dossi, e ho sperocciato la ruota dietro, e si è afflosciato, ho fatto 2 chilometri così, ho perso per 8 secondi, però è stato bello anche lì. Poi c'era un letto che non mi ricordo, ecco, adesso ho cominciato a perdere la memoria. Mi fanno troppi casini, mi fanno perso la memoria. Poi ci sono anche delle foto in giro, mi ricordo un'altra particolare, Rally di Modena con la Punto Super 2000, quando ci sono le foto che è il cofano che ti si è alzato, com'è? Sì, la partenza di corsa, l'assistenza, dimenticata. La partita, si è aperto il cofano, ho detto era meglio non fermarsi, ho continuato così. L'unica cosa che ho sbagliato è non staccarmi le cinture, che se staccavo le cinture mi potevo piegare di più, perché vedevo fra il cofano alzato e il motore c'è un po', no? C'è una spanna che riuscivo a vedere, e abbiamo fatto la gara così, entusiasmante è stato un po'. Per quelli che erano fuori, per me era un po' difficoltà. Sì, uno va su tutti i giornali, mi ricordo, su Tutorelli. Ah sì, lì già immagino, quelle cose lì succede. Paolo Carnielutti, le più belle e divertenti conferenze stampa post-gara le ho vissute con Franco Leone. Poi ecco quello che mi ero dimenticato lì, con la 206 lì della Pordenone. Poi siamo andati alla conferenza stampa, perché era una gara importante, era una gara del campionato WRC. E mi hanno detto... Ancora, non torniamo su questo argomento. No, era quella bella. E allora io non mi capitavo a fare le conferenze stampe. E comunque andiamo a queste conferenze stampe, c'era Re che aveva vinto, l'altro mi sembrava Silva, e io in mezzo, secondo. E poi chiedono così, poi c'è un giornalista in fondo che fa, come mai Leoni si permetti di venire qua, cioè prendere le note e mettere in riga tutti, perché erano in riga tutti, se non succede quella. e io sono tutto un po' e ho detto sì, ma guarda che anche Miss Italia non è la più bella d'Italia, e tutti a ridere, perché gli ho voluto dire Miss Italia vince su quelli che partecipano, no? Sì, non... E loro ridevano tutti, perché anche Miss Italia non è la più bella d'Italia, ha vinto su quelli che c'erano la sorte maggiore. Io sono venuto qua, saranno tutti belli, ma ero più bello io, nel senso sportivo. E allora lì abbiamo riso un po', e poi non mi ricordo più. Ho esaurito la batteria. Ti saluta Fortunati, che ti dice, ciao Franco, presto ci vediamo sicuramente col Valli Piacentine, e aveva scritto prima
che sarà una gara storica e moderna. Ecco. E questo fa piacere a tutti noi dell'Appennino e sicuramente anche della città di Piacenza, ritornare a una gara come il Valia. Abbiamo questa bella news, Franco. Ah sì, speriamo di averla. E Gabriele ti scrive, Gabriele Rebecchi, hai mai pensato di fare una gara all'estero, una gara del mondiale europeo? Per me resterai sempre il pilota privato italiano più forte di sempre. Volevo fartela anch'io questa domanda qua, è arrivato prima Gabriele. Vabbè, tanto... fregato. Sì. Non ho mai pensato, ma non ho mai pensato perché con tutte le gare che c'erano qua, a me piaceva andare... Dove non avevo vinto a fare le gare, quindi l'unico mio pensiero era quello. Poi pensare così in grande ci vuole organizzazione, ci vuole tempo. Io non so nessuno che se non lavoro io non lavoro gli altri, capisci? Non ci ho mai pensato, perché non dobbiamo sapere le lingue, parlo in dialetto piacentino. Sì, ci facciamo capire, dai. Non ci ho mai pensato, però anche se Bernini voleva portarmi, ma non. C'era tanto da vincere con l'Italia e tanto era tanto bello il pubblico qui, tanto belle le corse. Adesso è cambiato, adesso la gente ti vede male anche quando vai a provare, capisci? Mentre prima era un evento, prima aspettavano le gare, tutti andavano a vedere, a provare, era come andare in gara. Il pubblico. Qual era il tuo percorso preferito? Asfalto, terra, sporco, cioè dove è che ti trovavi più? Mi adeguavo a quello che c'era, corso poco, però sulla terra non ho mai corso poco, una volta solo giù in Sicilia e ho rotto il semiasse sotto, ma non ho mai avuto, perché o fai un campionato che sei obbligato a farlo, altrimenti io sceglievo le gare. No, quello sì, però ai tempi c'erano anche tante prove sterrate in mezzo ai rally asfaltati. Ma guarda, l'unica gara che ho fatto è il 4 Legioni con la Cadet, che durava 3 giorni, qua che si andava anche sulla terra. Sì, Prado Vera. C'era il povero Alberti che era il primo davanti a tutti. A Parma, sì, andavate con la sulla terra. Sì, mi sembra da quelle parti. Sì, c'era lì, ma altrimenti non... Cioè, è dispersivo. Fondamentalmente è l'asfalto normale, al solito. Asfalto normale, asfalto sporco, mi piace. Asfalto sporco tipo Cerro. Sporco mosso mi piace molto, tipo Cerro. Sì. Ma ecco, adesso mi ha detto che l'ha pulito un po'. C'è una prova proprio... La tipologia di prova speciale che ti piace? Adesso non so, che abbiamo parlato del Cerro, magari... Il Cerro le mette un po' tutte... Il Cerro era definita la prova speciale, l'università del rally, proprio quella prova lì, capisci? Il Cerro era da tutti chi veniva, quindi c'è dentro tutto, c'è dentro la partenza veloce, larga... impegnativa, poi c'è in mezzo il bosco, poi c'è la discesa, è una grande prova, ma sono tutte così, dai, le prove a me piacciono tutte, tranne qualcuna che magari proprio rischi, io soffrivo molto se c'era una prova che c'era una curva, c'era un laghetto così esposto, allora io mi mettevo freno, mettevo proprio 2 marce meno, perché se si rompe la mano vai nel lago o in una pozzanghera, ho detto chi è che mi tira fuori qua, legato. Soffrivo solo quello, ma non si trovava mai. Poi facevi quello che c'era da fare, come fanno tutti. Edoardo Sibiglia, ricordo con rammarico quando Leone perse, credo, un oltre Po, a circa 1 chilometro dall'arrivo, a Oramala, che ti sei appoggiato su una prova. E non so se si riferisce anche a Maurizio Rebuzzi, chissà che si ricorda l'uscita di strada con la Selica, l'ultimo tornante della prova di Oramala. La stessa... Perché è stata un'uscita di strada. Era il penultimo tornante. L'ultimo tornante, sì, l'ho fatto in derrapata e col sedere, col culo della macchina. Ho preso il guardrail che c'era, ma era già abbassato il guardrail. Quindi la macchina mi ha fatto da leva e mi ha mandato giù, ma non, senza niente.
cioè non ho capottato niente, e non riuscivo a uscire, non sono riuscito a uscire. Poi quando sono riuscito a uscire, ho perso un minuto o due e basta, ho perso la gara. Che fatto mi sembra che l'abbia vinto il mio amico italiano, che erano in lotto io e lui. E poi me lo ricordo perché quell'ultimo tornante lì, io correvo con la c'era il mio navigatore, Lucchi, non è che è morto Lucchini, Luciano Lucchini, e lui era seduto lì proprio sulla curva, e poi mi ha detto che aveva preso il tempo, aveva staccato il tempo, e ero già più 10 su Tagliani lì, ma vabbè, ci poteva stare, no? E mi ha detto, ho abbassato la testa, ha detto, quando ho fatto il tornante, lui era seduto lì, con la sua moglie, con la Paola, con la Pinuccio Sala. Pinuccio e ha detto, mica che tempo, ha detto, e poi si è alzato e non c'era più, ero giù nel campo, lui ha preso il tempo, guardato, ha abbassato gli occhi, poi ha alzato e ero giù nel campo, e l'ho fatto anche lui. Cioè, credo che ci sia un filmato. Mauro Roma scrive, grande King Lion, ricordo il Taro 2011, ritirate entrambi, e ci siamo ritrovati a pranzo con Bernini ed è raccontato della scala piantata sul pavimento del Buzzi, non ho più mangiato da ridere. Sì. Al Buzzi, il comune gli aveva fatto la casa, no? Li ha sistemati, ha fatto il pavimento nuovo, tutto nuovo, e perché loro c'erano un po' disagiati. E lui è andato in casa, doveva attaccare su un quadro, e la scala scivolava, no, sul pavimento. Lui ha piantato una picconata, ha fatto due buche nel pavimento, ha piantato la scala così non scivolava. Il pavimento nuovo, il comune gli ha fatto nuovo, e lui doveva mettere su un quadro e scivolava, e detto, ci penso io. Ha piantato due picconate e ci ha piantato dentro la scala. E Denis Su ci chiede, tra le auto a trazione anteriore, posteriore 4x4, cioè, avevi qualche preferenza? No, assolutamente no. Tutte, come detto prima, sono tutte, ognuno c'ha il suo che, sono belle da usare. Non ho nessuna preferenza, perché ti ripeto, ho usato la M3, ma quelle preparate, era la trazione posteriore, ma era una macchina. Certo che le macchine quando sono preparate tu devi usare quello che hai, non devi fare niente. Ma poi quello che dico io, un pilota... Togli la Mitsubishi, tiro la supporto. Togli la Mitsubishi. Ma è anche da quello che si riconosce il pilota campione, cioè che scende, sale su una macchina forte, indipendentemente da che sia un Super 1006 turbo aspirato, Super 2000, quattro ruote motrici, due, cioè comunque devi sempre andare forte, no? Io la fortuna è quella lì, mi ha dato subito, non ho bisogno di provare tanto, di capire niente, cioè, come già detto prima, tante volte non ho neanche provato la macchina, ho salito, ho fatto le prime prove, le ho vinte subito, perché la macchina la senti che è una macchina che devi usarla, capito? Beh, io, la mia fortuna è quella, mentre c'è gente che prova, continua a correre sulla stessa macchina e poi vanno un po' più forte, ma non arrivano mai a essere performanti come bisogna essere. No, io la fortuna ce l'ho sempre avuta quella. Qualsiasi macchina salgo, mi adeguo, mi piace, poi mi piace meno, però io cerco di usare quello che ho. Matteo Moruti, Tavianelle tra Serra. Come erano, che erano prove di Bologna? Te le ricordi? C'è la Serra e Tavianella. C'è la Serra è quella che, io, che Carini ha detto il tempo da incubo. E Tavianella è quella che Carini prima ha detto, quanto gli abbiamo dato? 10 ci ha dato. Quindi le ricordo benissimo. Hai un buon ricordo di quelle prove. Sì, le ricordo benissimo. Tutte soddisfazioni. Bene. Poi mi ricordo una, c'è anche la... Val Serena, che aveva un vantaggio tale che lì a circa metà c'è un ristorante Dall'Eo, sì, che lì si mangia funghi, tartufo, io mi fermavo sempre a provare, e mi ricordo che aveva un vantaggio tale che mi sono fermato
in prova speciale a salutarli tranquillamente, avevano mandato da bere e poi sono ripartite, ma in prova speciale. E loro si ricordano. Io mi ricordo una cosa, vabbè, tu magari non ti ricordi più, era un rally oltre Po, di quelli che si facevano ancora forse di notte, per cui eravamo venuti a vedere le ricognizioni e c'eri, a un certo punto ti abbiamo fermato sulla Fortunago, eri tu con Lucchini, navigatore, mi ricordo, ti abbiamo fermato perché era volata fuori una macchina, si era capottato nei primi tornanti. E ti abbiamo fermato perché dovevamo, non sapevamo neanche noi quello che fosse successo. E tu mi fai, ma chi è che è uscito? Io ti ho detto, è il pizzaiolo della pizzeria lì. Praticamente era un pizzaiolo, lui e una ragazza sono esaltati l'ultima settimana a pregare, era un 205 nero, che poi non so se avete avvertito qualcuno, si era proprio capottato di sotto durante le ricognizioni. Non me lo ricordo. Era un clima particolare qui rally di una volta, anche il pubblico dava la sua parte. No, era bellissimo, era una cosa sentita. Poi diciamo la verità, non c'era niente altro, cioè, 30-40 anni fa, 20 anni fa, anche la gente, cioè, non è neanche che erano tutti i telefoni, c'era Facebook, c'era niente. Tu andavi su, passavi, ma dove vuoi, andavi a provare. Era un evento per tutti, no? Andiamo a vedere, ma anche 15 giorni prima, perché poi c'era molta gente che provava con le stesse macchine da gara, anche adesso non puoi. E come una domanda conclusiva possiamo fare quella di Andrea Robone: la più bella vittoria e la più brutta sconfitta, King Lion, idolo da sempre? Sono tante, difficile ricordare. Dovremmo stare qui un'altra ora e mezza a raccontarle. Dobbiamo fare Mercoledì da Leoni 2, il sequel. Ma volentieri, perché comincio a averli. Mi ricordo, poi mi preparo. Adesso mi avete preparato. Udi. Tutte di corse, ma di gare belle. È belle tantissimo. Anche sconfitte, mi ricordo sconfitte all'ultima. All'ultima prova speciale, così, ma dovute da me, senza fare disastri, no? Però sono tante. Non posso dirti la più bella e la più brutta, sono tante. Tu sei uscito, abbiamo detto, pochissime volte. C'è qualche volta che sei uscito e dire... Ma tutti dicono che sono uscito tante volte. Mm? Scusami, ti ho interrotto, dimmi. No, non ho capito. Sei uscito poche volte di strada, perché... è vero, ma c'è qualche volta magari che hai detto, perché capita di uscire perché c'è il sasso in mezzo alla strada che si è spostato, la rottura meccanica, l'imprevisto, ma c'è qualche volta che hai detto cazzo? Sì, qualcuno, ti ripeto, devo pensarci, ma qualcuno l'ha sbagliato io, ma poche, ma veramente, la gente non ci crede, ma io non devo niente a nessuno, capito? Quindi quello che, se dico una cosa è quella. Io dico solo le bugie, una volta dico solo le bugie alle donne per farmela dare, poi basta. Io non dico mai bugie, veramente. E una volta ho portato, non me lo ricordo, non mi viene in mente dove ho sbagliato, no. Ma dove tra l'altro ho sbagliato, forse poche volte. Tra l'altro c'è. Saluto di Anna Sabadin, grandissimo Franco, ricordo indimenticabile le ricognizioni, le feste, le cene. Ti ricordiamo anche noi, cara Annina. Ma eravamo di contento? Sì. Vabbè, Anna. Speriamo di rifarle, dai, piano piano. Tanto lui è sempre con noi, contento, anche se non c'è. Quindi la recupereremo. Adesso, ci arrivano i rally nuovi che fa... Adesso... Se torna al Valle Piacentino, una bella reunion, una bella cena, sarebbe ricordare i vecchi tempi. In questi 50 anni di rally, come sono cambiati sotto il punto di vista del cameratismo, dei divertimenti e così? Cioè, è cambiato il clima? Le macchine sappiamo che sono migliorate, ma i rallisti appunto sono cambiati. Il rallista degli anni 70 da quello del 2000.
Sì, sono cambiati, Adesso, come ti dicevo prima, non si fermano a mangiare perché non si fermano a divertirci di due stupidate, non si fermano, devono provare, vanno, con tutti i professionisti, capito? Non capisco cosa si perdono, la compagnia, il dire qua, passo così, passo là. Per me è cambiato tanto, è cambiato. Basta vedere al parco chiuso, quando in assistenza, così quando arrivi, una volta era tutto aperto, passavi in mezzo, non dico che passavi in mezzo perché rompeva le balle, però tra i piloti e i meccanici a curiosare. Adesso la prima cosa che fanno è tirare le bandelle per tenerti fuori, stare indietro per favore, guai ad andare a rompergli le balle se vuoi fare magari un autografo al bambino, che okay? No, sono tutti dei super manager altezzosi. Bravo, hai detto tu. Non so se c'hai questa sensazione, Franco Leoni, visto che ha corso quando io ero piccolino, andavo a vedere le ricognizioni. A me è capitato, posso dirlo tranquillamente, che ho visto più gente in ricognizione, ad esempio un Valli Piacentine al tornante di Sopra Cicogni, quello che poi c'è la stradina che vai verso Romagnese. Un anno ero lì con la 500 di mio padre, faceva anche freddo. Non so quante persone c'erano e quanta gente è uscita di strada nel provare, che a certi rally che mi è capitato di andare ho detto: ma qui hanno annullato rally perché non c'era davvero, non c'era un'anima viva. Cioè, non vedo perché vietare di andare ai rally alle persone, cioè chiudere, come dice Max, quando non c'è nessuno. Ma adesso sono i tempi che cambiano. I tempi che cambiano, però adesso nessuno, cioè adesso è difficile non trovare nessuno. Cioè adesso in qualsiasi posto tu vai c'è gente. Anche ma come sì, per quello sì, però sai, comunque cioè, è più, più magari la curiosità, la gente che va perché dice vabbè andiamo a fare un giro lì a vedere il rally in compagnia. Non è come una volta che c'era la gente appassionata, come dice Marco, che magari passava 10 giorni prima del rally tutte le notti a vedere le prove speciali di quelli che giravano anche in incognita a provare il percorso. Questo è vero, adesso sì. Adesso magari ti vanno a aspettare. Adesso vai lì per dire tre cagate, il telefonino, fai il filmato, poi la settimana dopo del telefonino e del filmato non te ne frega più niente. Frega più niente. Sono d'accordo con te. Anche per questo non ho più voglia di andare a correre. Cioè, non so come dirti. Non mi piace. Vado a vedere, vedo qualcuno che è bravo, qualcuno no, però. Sì, per carità, i piloti bravi ci sono sempre, sì, sì, anzi, sì, sì. Adesso tendono a essere sempre più giovani. Vedi i vari figli che hanno dei 18 anni, 19 anni, ha già vinto qualche campionato in giro e corrono nel mondiale. No, ma questo è vero, infatti devi partire in Italia, no, ma all'estero li fanno partire prima, mi sembra, li fanno correre già 15-16 anni. C'è un pilota qui da noi che sta facendo così con il figlio, c'ha 14 anni e lo manda in giro sulle piste di autocross a girare con la macchina, con gli spessori. Tiramane? No, Perico. Perico. C'è un figlio di 14 anni, lo porta in giro sulle piste dell'autocross con le zeppe sopra i pedali perché non ci arriva, perché è piccolino. Boh, quando c'è la pista chiusa va dentro, gira. Sì, però va bene, per me il segreto dovessi ricominciare io farei il kart. Prima devi fare il kart. Sì. E poi ti avvicini. Ma Infatti il figlio di Perico, che è piccolino, ma corre anche sui kart. Se poi vedi, se tutti vengono preparati, speriamo che dopo abbia quel talento. Certo. Che non ha Perico, dica più con Perico. Perico il talento che io non giudico, perché io... Manco te rispondermi. È uno bravo, ma hai capito che si deve preparare moltissimo anche lui, però è bravo. Ha i mezzi, ha tutto. Poi una sera in un'intervista con un tuo ex collega, diciamo, un pilota che correva ai tuoi tempi più o meno, diceva che se non hai il cognome che finisce per Onen o Unen o che,
non sei preso in considerazione anche se vai forte. Sì, dice, cioè, devi essere avere un nome nordico perché ti considerino. Devi avere un nome esotico? Nordico, dei paesi del nord, tipo finlandese, svedese. Sì, ma non è che hanno solo il nome, quelli hanno anche il piede. No, capito? No, è vero, perché quando il nome, li mettono a girare nei boschi. Eh sì, ma nascono da lì, è vero. Cioè, loro nascono lì. Ah. Andrea Musolesi chiede qual è l'ultimo rally che hai visto. Bravo. Andrea, era colori o bianco e nero? No, che ho visto, ma che rally abbiamo visto? Cioè, non ce n'è più da noi. Ma no, sarà un quattro regioni, t'avevo visto Salice qualche anno fa, quattro regioni storico. Due o tre anni fa. Bugia, non mi ricordo. Cioè, non ho momentaneamente, non me lo ricordo. Sono andato di Novelli. Ma non mi piace, poi camminare mi dà fastidio. Cioè, se vado devo arrivare vicino con la macchina. Proprio, non mi ricordo che rally sono andato a vedere, ma sono anni che non vado. Non vado perché mi è nostalgia, capito? Che quando sono lì vorrei correre. Quindi non ci vado, dico... Tutto risparmiato. Sopperisco così, hai capito? Però non è tutto risparmiato. Per non farti del male. Per non farmi del male, poi sono molto polemico quando vedo i passati. Non riesco a tacermi. Non va bene. Io non guardo. Allora facciamo così. Se rimettono in ballo il Valli Piacentine e non corri, facciamo una diretta Facebook col cellulare con i commenti del commentatore Franco Leoni. Va bene, ci sto. Aggiudicato. Non devo niente a nessuno e basta. Quindi sono tranquillo. Benissimo. Dai, vabbè, va, chiudiamo qui, sennò qui andiamo nei ricordi. No, tante cose belle, ma non me le ricordo più da dirlo. C'ha tanti aneddoti bellissimi di prima, ma la gente poi si stufa, quindi se faremo una fra un po' diventiamo che si stava meglio quando si stava peggio, va, lascia stare. Boh. Sì, è meglio, è vero. Peggio di adesso è impossibile. Peggio di adesso, in questi ultimi due anni, fra pandemie, guerre, casini, e mascherine, Covid, tutte cavolate inventate, però, quindi finisce. Franco, devi aprire le porte alla diaspora che sta arrivando dall'Ucraina, penso che faccia faccio piacere. Come Gianni Morandi, apri tutte le porte. L'ultima domanda te la faccio io. Hai tenuto qualche auto delle tue da rally? Magari. Avevo quattro Stratos, pensa te, quattro, vendute tutte. Prima che costassero così tanto. Sono furbissimo. Guarda che può dire Marco, di tutti i piloti che abbiamo intervistato finora, e ti dico sono più di 30, li conti sulle punte di una mano, quelli che hanno tenuto una macchina almeno per ricordo, ma veramente pochi. Poi come tutti come te dirlo adesso, cazzo sì. Ma no, capito, io l'ultima strada lo tenevo, quello, come ti ho detto prima, l'ho venduta perché mi hanno messo la paura che me la confiscavano, quindi confiscata. Se te la sequestrano, poi fai dei incartamenti lì, confiscata, quindi ho avuto quella paura lì, è andata. E poi io come... Nella base scrive, vogliamo una seconda puntata, infatti nella seconda puntata magari parliamo di questa Stratos di Lagos. Così lasciamo tutto. Quella è durata un po'. Fino a quando è durata la Stratos, quella è durata. Cioè l'ho tenuta dopo. Ma lì mi sono veramente. Sì, poi non potendo più correre quelle macchine lì, molti cercavano di venderle, non pensando che dopo 20-30 anni iniziassero ad avere un valore fuori dal normale. Sì, fuori dal normale è la parola giusta, perché non è giusto dai tutti questi prezzi. Ma poi volevo tenere con la Corolla, ho avuto con la Corolla io, che mi sono dimenticato adesso, che la volevo tenere, ma c'è stato un casino che non sto qui a raccontarti, mi è durato qualche anno, è durato, che me l'hanno venduta, era la mia, mi hanno lasciata da affittare, la macchina è sparita.
È sparita, l'hanno venduta in Francia con su delle targhe svizzere di un'altra marca, di un'altra macchina, sempre Corolla. E boh, io ho 10 anni di tribunale, spese, mica spese, e poi alla fine sono riuscito a prendere 100.000 euro, forse, se li prenderò, 70, forse, quando li pagheranno, cosa che adesso le compro, le costa tanti di più, capito? Allora, guarda, ti lascio con un messaggio di uno degli ultimi di un nostro ascoltatore. Grazie Franco per tutte le emozioni anche stasera, sempre King. Sono tutti tifosi, Paolo Vecchiattini, sono tutti tifosi che hai sparsi per l'Italia. Tutti, grazie a voi. Grazie a voi che mi ricordate, mi fate tornare la memoria. Adesso sono delle 10:15, abbiamo visto, sono tutti comunque tifosi maschili, no? Accidente, si è ora di chiudere. Tutti i tifosi maschili è ora di chiudere, se lo dico. Comunque ci sono ancora più di 100 persone che ti stanno guardando da dopo un'ora e mezza, che un'ora e tre quarti che stai parlando. Quindi aspettano sempre che dica qualche cazzata che mia figlia mi prende in giro. No, guarda, c'è... Cioè... Hanno musolato. No, basta, dai, ringraziamo la navigatrice lì nascosta nell'angolo che non si è mai fatta vedere. Che puoi salutare. Tua figlia, fatti vedere. Ciao a tutti, grazie. Ciao poi, Barbara, voglio, grazie a te. Barbara, vogliono già la seconda puntata, per cui dobbiamo organizzarci. Adesso dobbiamo... ma mi organizzo anch'io però. Mi organizzo anch'io, è una minaccia questa. Va bene, dai. Grazie, Marco. Grazie davvero, mi avete... Grazie di aver accettato l'invito e grazie della compagnia che poi ci hai fatto passare. Va bene, grazie. Grazie ancora, voi. Franco. Grazie a tutti chi ha partecipato. E non ho potuto ringraziare perché non vedo chi ha scritto senza occhiali, con gli occhiali adesso io dico a Barbara non schiacciare niente, che poi gli spiego a tuo papà come vedere i messaggi. E buon compleanno ancora, grazie. Va bene, salutiamo, dai, così abbiamo concluso la serata con già altre domande da tenere buone per la prossima volta. Okay. Marco, ci grazie, vediamo a tutti, buonasera, ciao. Grazie ancora a tutti della partecipazione e spero sia stato piacevole anche per voi come lo è stato per noi e anche per Franco, e alla prossima puntata. Ciao ragazzi tutti e buona serata.